Visto che il pollo è tornato in vita, cerchiamo di catturarlo. Bello l'attacco. Oh, bravo Eugenio. Bravo che sei sopravvissuto. E anche il pollo preso. Glastain. Speravo un attimo meglio, sai? Oh, c'è Seidonia là. Lui sa che non sembra male? Credo che porteremo lui. Comunque mi hanno detto di usare il concime sulle zucche. Facciamolo. Rimosso dall'inventario lo schelemelma. Oh, ma guarda. Un nuovo nemico. Chi l'avrebbe mai immaginato? Non ucciderlo, bravo. Guarda. Particolare che l'abbiamo messo con le radici. Diventiamo... Divertimento a palla. Proprio un mostro che sembrava una zucca con le radici. Quindi sei un'abilità. Ora puoi tenere premuto L1 per scalare le pareti. Quindi anche il cane possiamo aiutare ora. Fantastico. Figo però, ma posso usarlo su qualsiasi parete? Taglia legna, colpisce un bersaglio più volte. Più un colpo extra, quindi 3 colpi. Questi sono morti o sono solamente decorazione? Ma qualcuno è vivo. È esattamente quello che speravo. Perché uno lo voglio ancora catturare. Tutto questo solo per farlo evolvere nell'altra versione. Questo lo voglio catturare, ma solo per una roba personale. Visto che l'altra volta non si è fatto prendere, non si è fatto manco vedere. Tanto l'evoluzione ce l'abbiamo già, quindi voglio dire. Bastava solamente girarli, ma quello è un fantasma. Guarda quello lì nascosto, sto cretino. Ed è una ferrovia, sotto il cimitero. Allora, entriamo solo per sbloccarla. Esatto. Ehi, potremmo essere le prime persone che mettono piede qui da molto tempo. Sì, è vero. Ma prima andiamo a curarci. Nuove notizie, vediamo. Sei mai stato, Adam? Sai, quella piccola valle a ovest dei boschi di Estam, dove va spesso il capitano Lodestain, che è un nuovo capitano, quindi... Forse ce li abbiamo tutti i capitani in giro, sai? Il mio programma preferito alla radio è Sibyl FM, condotta dalla capitana Sibyl in persona, della Pludi. Questo è interessante. Un PA in più all'inizio della battaglia. Questo è buono, Grimorio. Colpisce un bersaglio e riduce la difesa a distanza del bersaglio. Questo lo voglio. Lo voglio e lo diamo a lui, ovviamente, al posto di stella cadente. Mentre PA iniziale vorrebbe dire togliere qualcosa, tipo partenza casuale. Però se mettessimo partenza programmata su Grimorio, secondo me sarebbe una scelta migliore, sai? Andiamo, Eugenio. Andiamo a incontrare il capo dei succhiaterra. Che fine sfortunata per voi. Un punto morto, si potrebbe dire. Qui giace Geco, morto in quest'anno di C, era sconosciuta, di riposa in pace. E Eugene, protettore di Arbor Town, 2076, tutto chiacchiere e niente azione. Oh, si è aperta. Dimostratemi quanto desiderate sopravvivere. Combattete per le vostre stesse vite. Contro un pedone? Cavolo, a sapere che lo trovavo qui, lo prendevo d'acquaio, no? La nostra strategia è veramente troppo rotta. Vediamo l'animazione di Grimorio. Ah, così, vabbè. Non mi aspettavo diversamente, ma molto bella. Oh, questo mostro ad ora è diventato veramente fantastico. Se possiamo spostare 7 meraviglie su qualcuno o, in alternativa... Divertente, mi piacerebbe vedere di più. Se io torno indietro, posso uscire? Qua giù la direzione sbagliata vi spedirà nella tomba. E se io esco? No, non puoi uscire, immaginavo. Ok, quindi dobbiamo... Indizio numero tomba del sepolcro. Su, giù, giù. Ok, proviamo. Su. Ok. Una ricompensa per i vostri sforzi. Riposate i vostri corpi stremati. O cambiate idea, riposerete quando sarete nella terra. Vai via. Quello non ce l'abbiamo, se riesco a catturarlo mi fai felice. Ottimo, 38%. Tutto di guadagnato. Quindi su, la cesta scompare. Giù, ok, a pelo, giù. No, torniamo qui. Forse ancora un su, no? Secondo indizio. Sinistra, destra. E cos'è il Konami code? Su, giù, sinistra, destra, A, B. Però poi quando andiamo giù è sbagliato. Giù. Boh, proviamo. Sinistra. No, vedi? No, aspetta, forse. Attenzione, forse è sbagliata la mia interpretazione. Devo andare giù. Sì, esatto. Tu? Ci sarà richiesta di terra per seppellire i morti finché la gente continuerà a morire. È un flusso d'entrate garantito. Non sei tu il capo, vero? No, è un succhiaterra qualunque. Pam!
Gran bell'inizio ogni volta sto colpo. Sette meraviglia tutti e tu colpisci lui. Nel dubbio che abbia qualche altro mostro dopo. Ok, il melmetro che era quello che mi importava, andato. Lui è già morto, meglio di così, non potevamo fare. Pioggia di meteore, colpisce più volte ciascun membro di una squadra. Beh, per quell'attacco e il costo non ne vale neanche troppo la pena, Forse dovrei smettere di occuparmi di compravendita immobiliare e dedicarmi alle tombe. Quindi il secondo indizio era sinistra, destra, sinistra, destra. Sinistra. Questo cos'è? Il biglietto. Non ce l'abbiamo noi. Quindi sinistra, destra. Questa caduta sembra alquanto letale, non è vero? Attenzione a non precipitare. Ecco qua. E questo come ci è arrivato qui? Che novità, eh? Sai che potrei prendere lui invece che rifarmi di nuovo il pedone? Cattura effettuata. Quindi noi il biglietto ancora non ce l'abbiamo. Quindi sinistra, destra, sinistra. Il biglietto scompare, destra. Altro nemico. Ah, ecco il biglietto. L'orologio batte la mezzanotte. Tutti voi umani dovete affrontare la morte prima o poi. Non fatemi aspettare. Grazie. E quindi infine sinistra, biglietto. Salviamo. Ed eccoci arrivati. Lo senti, Geco? È come una radio che manda scariche che non riesco a sentire, ma riesco a percepire. Roba da pazzi, esatto. Per quanto però vorrei fare sta roba... Cavolo, Kuneko... Non è performante come lui. Quindi Eugenio... Andiamo. Oh, wow. Cosa? Come... Fa quella cosa ad avere quell'aspetto. Mi sta rompendo il cervello. Direi che è un arcangelo, eh? Voi esseri di carne e ossa sognate tanto la morte. Passate tutta la vostra breve vita a sognarla. È questo che vi porta da me? No, siamo qui per combattere. Lasciate che io mi nutra delle vostre paure mentre vi mostro la realtà della morte. Fighissimo come aspetto questo. Arcangelo Lamento Mori, sogni di morte. Livello 45, non è troppo alto, però cavolo. Iniziamo subito ad abbassargli le difese. Tu colpiscilo normale, che così appena si abbassa la sua difesa, pam, colpo qua dritto nel cervello, se ce l'ha. E non si è abbassato le difese, cavolo. Se non si attiva in automatico il muro al prossimo turno, lo attivo io. Muro bestia? Aia, e allora mi tocca. Tu avrai quello di bestia e io ho quello di metallo. Finalmente, siamo decollati ora. Rituale? Quando vengono sconfitti, cazzone. Dobbiamo sconfiggerlo due volte quindi. Colpiamolo normale, che così gli abbattiamo il muro. Dopo, pium, sette meraviglie in fronte. Mi dispiace, ho un muro, non puoi farlo. Ha fatto di nuovo il muro? Ma mi rompe tutta quanta la strategia. Usiamo lo spaccamaroni. Oh cacchio, devo rimettere il muro. Ah, che male. No, il mio mostro migliore. Lo devo ribobinare assolutamente. No, 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 no. Col cavolo, no, no. Andiamo di spaccamaroni. Sai che volendoci credere mi sa che muore per colpa dei suoi muri questo? Non sei l'unico che può tornare in vita, stronzo. Cambiamo, rimettiamo lui, perché dobbiamo iniziare ad andare di sette meraviglie qua, Grande, grande che ce l'hai fatta da solo. Sapevo che sei il mio mostro migliore fino ad ora. No, no, sto giro non mi abbatti, sto giro resisto. Niente muro? Che peccato. Vai, sette meraviglie, distruggi. Tanto torna in vita con 25% adesso. Ma questo non ti salva dagli status. L'arcangelo è morto, ma ritorna in vita. Lo sappiamo, lo sappiamo. Se resusciti non puoi ritornare in vita tutte le volte. Ti sta bene. Ma niente fusione, Eugenio? Un po' ci rimango male, ci speravo. Aia, aia. Questo qua è al massimo del... Esatto. Oh, meno male che gli ha controrisposto con un colpo. Morto per gli status, bravissimo Eugenio. Sai che ci sono rimasto male che non abbiamo fatto la fusione? Pensavo... Sai, è la questline sua. Il vigor 12%, 4 secondi e 5.
Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino s'allungherà alquanto. Vola occidente sulle tue ali, fino ad un luogo che anch'io conosco. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuoto e di quiete. Il resto della canzone non riesce a capirlo. Le sue stanze segrete. Nemmeno la vostra gente può sfuggire alla realtà della morte. Oh, che bello, uno scheletro gigante, utile in ogni squadra. Sono entrati degli umani. Andatevene, per favore. Ciao, uomo triangolo. Era il mostro scheletrico più grande che abbia mai visto. Inquietante, eh? Non credo che tu ne abbia visti chissà quanti. Ok, quindi è la seconda volta che l'uomo dal cappotto rosso compare per far scomparire l'arcangelo, dico bene. Ah, giusto. Hai detto qualcosa su una pista misteriosa che stai seguendo. Che pista è? Lì troverai le mie stanze segrete. Ora ritrovo di vuoto e quiete. Non se ne può dedurre granché. Ci rimettiamo in marcia, amico mio? Hai sentito le dicerie su quanto sta accadendo a... Però in realtà mi sa che abbiamo sbagliato. Porca puttana, ho sbagliato nemico! Ero convinto di andare... Oh! Abbiamo sbagliato! Eugenio, perdonami! Ero convinto che eravamo nel punto giusto, Eugenio, perdono! Cosa? Io in realtà non ho capito questo, perché in realtà il puntiazione non me ne dà uno in più. Eugenio, perdonami, ero convinto che stavamo andando dalla parte giusta. Ma... che ci fai tu qui? C'è un coso di sabbia lì. Però in realtà quello che a me interessa in realtà è questo. Il sabbia al tempo. Non uccidermelo per favore. Grazie. Allora, 7 meravigliamolo ovviamente e tu registramelo. 6 di tipo terra. In realtà ho ragionato che adesso che abbiamo la palla, non esiste più nessun ostacolo o puzzle che non possiamo attraversare. Cioè se tipo io adesso voglio salire qua... Fatto. Il quartier generale di Succhiaterra dovrebbe essere qui. Ci siamo, quei topi di fogna non avranno scampo contro la nostra ardente volontà. Ma l'ingresso dov'è? Eccotelo. Oh, credo di aver trovato l'ingresso. È tutto buio. No, è mutuo e tasso fisso. Valore di proprietà ipotecata. Tassi di capitalizzazione variabili. Eccolo qui il nostro grande nemico. No! È di nuovo un arcangelo! Il solo guardarlo mi fa sentire come se non dovesse essere qui. Grazie di essere presentati all'appuntamento come da programma. La vostra collaborazione è molto apprezzata. Quindi ci sei tu dietro a tutto questo, eh? Dimmi, perché mai un arcangelo vuole costruire un mercato immobiliare? Gli arcangeli nascono dall'ego dell'umanità. I vostri più ardenti desideri ci danno forma. Io esisto come tributo ai consumi degli umani. Bramo ordinare perché voi lo bramate. Bramo struttura perché voi la bramate. Io voglio ciò che vuoi tu, umano Eugene. Posso leggere il tuo cuore. Tu non sai proprio niente di me. Io provo empatia per l'umano Eugene. L'umano Eugene non trova alcuna volontà in se stesso al fuori della sua causa. Senza una causa l'umano Eugene non è niente. Un vuoto guscio, proprio come i miei agenti. Io... non è vero. Non ascoltarlo, Eugene. Basta! Non voglio più ascoltarlo. Non schiaccerai il mio spirito. È l'unica cosa che sapete fare, tu e quelli come te. Arrivate con i vostri soldi e i vostri paroloni e cercate di sfruttare i poveretti. E se i poveretti reagiscono subito gli dite di starsene al loro posto. È vero o no? Allora quelli stanno al loro posto e la situazione peggiora. È sempre la stessa vecchia storia. Geco, ti va di distruggere questa baracca? Facciamolo. A che livello sarà? Arcangelo Mammon, capo Succhiaterra. Al 41. Più sotto di quello di prima, quindi. Ah, speravo. Ci ho sperato che attaccasse. Ma ho capito perché a volte abbiamo 3 punti azione e a volte uno di meno. Se parte partenza programmata è come se avessi già fatto un turno. Il che vuol dire che con un turno io guadagno i miei punti azione e quindi posso averne uno in più. Vediamo se posso abbassargli le difese. Posso farlo, perfetto. E tu sparagli da lontano. Sei più debole dell'altro, mi dispiace. Mammon, effetto leva. Sei inferiore a quello che abbiamo ucciso poco fa, per errore tra l'altro. Ok, si aumenta l'attacco ma si diminuisce le difese. Non schiaccerà il mio spirito. E neppure Geco si farà fermare tanto facilmente.
Ti affronteremo insieme e vinceremo! I cuori di Jake e Eugene sono all'unisono. Che brutto. Sette meraviglie. E tra l'altro questo dovrebbe essere il terzo turno e dovremmo avere il nostro boost. Prodotto civetta. Vediamo. Ancora, si aumenta l'attacco ma meno difese. No, ancora non è passato, quindi io continuo a spammare. Sette meraviglie all'infinito. Eccolo qui, decollo. Non l'avevo capito che ci spara congelamento patrimoniale. Mi ha fatto diventare tipo ghiaccio. Troppo grande per fallire. Sai cosa faccio? Aspetto il prossimo turno. Adesso gli sputo. Così usiamo il colpo definitivo. Il colpo in testa qui. Richiamo di margine. E sta per fare l'attacco. Aia. Sette meravigliamolo allora. Nella speranza tipo che si addormenta. No, non si addormenta. Sarebbe stato troppo comodo, vero? Ah, che male. Mammon, spero che tu questo lo senta. Colpo in testa! Sopravvivi, ti prego. Bastardo, bastardo! Non fare nulla, Mammon. Mi ha congelato. Non fare nulla, ti prego. Grande Mammon. Tu sì che sei un boss, porca puttana. Riavvolgi e ridammi tutto. Ok, così si abbassa le difese, il che mi rende molto più semplice tutto. Oh, però sta durando più di quella di prima la battaglia. Non è difficile, dura di più perché secondo me è di storia questa battaglia. Colpo in testa ad entrambi. Andati, il colpo finale ha funzionato. Peccato perché l'altra era sbagliata come battaglia, ma perlomeno... Se davvero te ne vuoi andare, presta attenzione a quello che canto. Il tuo valore dovrai dimostrare, il tuo cammino si allungherà alquanto. Vola occidente sulle tue ali, fino a un luogo che anch'io sola conosco. Lì troverai le mie stanze segrete, ora ritrovo di vuoto e di quiete. Procedi dunque da lì a settentrione, dove le strade si vanno ad incontrare. Il resto della canzone non riesce a capirlo. Oh oh oh, hai proprio un bel posticino qui, Mr. Mammon. Puoi delegare il lavoro, è una risorsa preziosa. Lascia che ti aiuti a uscire da qui. Mi ricordo di voi, e non ho proprio idea di come vi siete ritrovati qui. Beh, io non ho idea di come tu faccia essere qui, visto che non è una ferrovia. No! Questo posto cade a pezzi, forza, dobbiamo andare! Scappiamo! No. Ed è crollato tutto. Tutti gli agenti su Chieterra dovrebbero essersela filata. Chissà come faranno ora che la loro organizzazione è caduta. Wow, è stato pazzesco quando ci siamo fusi, eh? Sì, ed è vero. Già, una botta di adrenalina. Eppure riuscivo a sentire la tua forza di volontà che mi guidava. Insieme alla mia, neppure un arcangelo è riuscito a fermarci. Circa, stava per ucciderci, ma sono stato bravo. Quindi dietro la Succhia Terra c'è sempre stato un arcangelo. Quello che mi hai detto poco fa, e se fosse vero? Forse senza una causa a cui dedicarmi, sono davvero una persona vuota. Non dirlo neanche per scherzo, non è vero che lo sei. Grazie. Ma dimmi, cos'è che spinge te a fare quello che fai? Sai, girare il mondo, aiutare la gente, combattere i mostri, eccetera. Troverò un modo per andarmene da qui. Mi sembra piuttosto improbabile. Ma voglio partecipare. Davvero? Yeah! Sì, così, in 448. Abbiamo fermato i Succhia Terra, ma non voglio fermarmi qui. Una nuova causa a cui dedicarmi. Ci sto. Comportamento impeccabile. E ora siamo amici con Eugenio. Tizio fluttuante con il cappotto rosso. È la terza volta che compare e fa scomparire un arcangelo, dico bene? Comunque dicevi di avere una nuova pista che vorresti seguire, giusto? Quale? Procedi dunque lì a settentrione, dove le strade si vanno ad incontrare. Sembrerebbe puntare in una direzione. È troppo vago però. Ci mettiamo in marcia, amico mio? Hai sentito le dicerie su quanto sta accadendo al prato dei ciliegi? Beh, ce ne sono di dicerie e cose da fare.